Ma chi finanzia le attività dei Comites? Come organi pubblici ricevono ogni anno finanziamenti dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Che tipo di attività fanno? Tanti e diversi progetti. Per esempio, solo negli ultimi mesi a Berlino, il Comites ha realizzato una guida per neoimprenditori. A Basilea è stato realizzato un servizio a sostegno degli anziani, emergenza Covid-19, assistenza terza età, mentre il Comites di Parigi si è impegnato in un testo per promuovere il turismo di ritorno, Guida alle radici italiane, un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati. E a Bruxelles, il Comites sta preparando addirittura un cartone animato sulla vita degli italiani in Belgio. Finanzia tutto il Ministero degli Esteri? Sì, se si chiedono sostegni per studio e ricerche, iniziative sociali e culturali, per i giovani, a sostegno delle pari opportunità, l'assistenza sociale e scolastica, la formazione professionale, lo sport e il tempo libero. Ma anche i privati possono finanziarli, oppure possono ricevere contributi da altri enti pubblici, italiani e stranieri. Il Comites fa tutto quello che può per rafforzare la comunità.